prima realtà di questo genere in Italia a livello professionale. Esisteva qualcosina a livello volontario, ma proprio a livello professionistico non c'era niente. E formarono i primi clown nel 99. E poi dopo fece una seconda mandata nel 2003 quando sono entrato io. E poi ora è finito l'anno scorso un altro corso grosso di formazione che è durato 600 ore, hanno fatto lì al Maier e ora stanno entrando dei nuovi clown. E si va nelle stanze dei bambini o nei reparti dove insomma ci sono le sale d'attesa, eccetera, e si cerca di portare un attimo di allegria a questi bambini, di riportarli un attimo in un'altra dimensione rispetto alla dimensione dell'ospedalizzazione. Cioè, penso alle stanze, un bambino c'ha tutta una giornata molto rutinaria, scandita dalle medicazioni, dagli interventi dei dottori che devono esaminarlo, eccetera. Il nostro intervento è un po' così, un lampo in una sorta di mare piatto, un'onda, diciamo, di emotività, di emozione che gli lascia qualcosa. Siamo due clown che usiamo varie metodologie, si va dalla magia alla giocoleria, alla narrazione, a volte capita di raccontare delle storie e poi c'è tanto, la maggior parte del lavoro è frutto dell'improvvisazione che viene nel momento fra i due clown. E poi i clown sono un Bianco e un Augusto, che sono le due figure del clown classico, il Bianco è quello che sa tutto, che fa tutto bene, l'Augusto è quello pasticcione e da questa struttura giocando con quello che trovi, anche con i parenti, con quello che stanno facendo, eccetera, nascono varie improvvisazioni. Poi insomma, sono quasi 10 anni che lo faccio, ormai il repertorio è molto l'improvvisazione. Un'altra cosa che si fa spesso sono interventi durante le medicazioni. Magari un bambino stanno facendo un prelievo, piange e allora cercano comunque di chiamarci per cercare di distrarlo in quel momento. Oppure interventi, diciamo, in anestesia locale, quando il bambino è sveglio. Allora si cerca di distrarlo facendogli sviare l'attenzione da quello che sta succedendo e portandolo in un'altra dimensione di magia, di gioco. Che comunque bambini anche in ospedale, sembra strano, ma comunque un bambino rimane un bambino, anche bambini in oncologia, comunque stanno male, che affrontano terapie dolorosissime, comunque rimangono bambini e quindi la voglia di giocare, se gliela sai stimolare, ce l'hanno. La voglia di sognare, il nostro è quello, insomma. Infatti, un'altra cosa, peculiarità nostra è che non si chiede mai la storia clinica del bambino. E quelli che lavorano per soccorso clown siamo tutti già da prima professionisti dello spettacolo. Chi viene dal teatro, io venivo dal teatro di strada, ho sempre lavorato, insomma, da quando ho iniziato a lavorare in una compagnia di teatro di strada, facendo spettacoli, giocoleria, trampoli, eccetera. Anche ora, tuttora ci lavoro. C'è chi viene dal teatro, c'è chi viene dal cinema, c'è chi ha fatto, non so, varie esperienze, ma tutte nell'ambito musica, c'è una musicista professionista, tutti quelli che lavorano con noi, insomma, vengono dall'ambiente dello spettacolo. E poi viene fatta una formazione dal nostro responsabile artistico, che è un clown russo, e si chiama Vladimir Oshansky, e lui ci fa questa formazione che ti porta dall'essere attore a essere attore clown e poi clown in corsia. E quindi c'è una specializzazione rispetto all'essere clown all'ospedale, perché essere clown in piazza è diverso dall'essere clown in ospedale, perché uno può essere bravissimo a fare esibizioni in piazza di fronte a 500 persone, poi ti arrivi davanti al bambino e ti guarda così negli occhi e ti blocchi, non sai cosa dire. E la cosa fondamentale quando entri nella stanza è il contatto occhio a occhio col bambino, perché stabilisci subito una relazione, no? Non puoi entrare senza guardare. La prima cosa è lo sguardo.